Andiamo velocemente. Saluto come invitato la volta precoce. Non c'è spazio per le domande, evidentemente. Dico solo che il nostro lavoro continuerà. Noi pensavamo proprio un terreno su cui dare le gambe era quello di proprio per legare la Costituzione e il lavoro. Intanto costruire degli incontri con delle fabbriche occupate da lavoratori che con i principali datori di lavoro che si disimpegnano perché hanno venduto o svenduto alle multinazionali, invece lottano per tenere aperta la produzione. Questo è un percorso che vorremmo fare e lo faremo sicuramente. Chiudo così e do la parola all'illustre cantarina che non mi ricordo il nome, Cinzia. Ciao. Grazie a tutti. Allora, buonasera, mi chiamo Cinzia Seibezzi e oggi mi trovo qui per testimoniare la mia diretta esperienza relativa al problema della disoccupazione. Sono qui insieme ad altri disoccupati, noi siamo riuniti nel Movimento per i diritti dei disoccupati, MDD, potete vedere lì il nostro striscione, ecco, simbolico, no? Tutti questi, diciamo, burattini, perché poi sono, diciamo, un po' questo come vorrebbero farci diventare. Comunque tutti i disoccupati che come me hanno perso il lavoro in un'età in cui è difficile poi nuovamente riqualificarsi, trovare nuova occupazione, perché siamo considerati troppo vecchi per essere assorbiti, essere assunti in una nuova azienda e troppo giovani per andare in pensione. E la perdita del posto di lavoro comporta per il disoccupato gravi conseguenze quali? Cioè, oltre all'instabilità economica, instabilità familiare e sociale e a volte anche instabilità psicofisica. C'è chi va in depressione, quindi. Insomma, assistiamo a una nuova emergenza sociale, una povertà emergente e soprattutto un'esclusione come cittadini di usufruire del diritto, quello che è citato nell'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi non dimentichiamo anche la disoccupazione giovanile, però soprattutto il movimento di diritti disoccupati è composto da over 50, over 60, insomma siamo già un po' troppo poco giovani. Volevo ricordare appunto che ad oggi, secondo i dati statistici, i disoccupati sono almeno 3 milioni e mezzo in tutta la penisola, cifra che comunque è in crescita. Allora, interventi strutturali e soprattutto concreti da parte del governo, in quella che in 9 anni a questa parte sembra proprio una crisi produttiva, una crisi globale, purtroppo non ne abbiamo visti e non ne vediamo. Ripeto, questo sì è una crisi globale, mondiale, ma mancano delle soluzioni equilibrate che possano fermare il dilagare del problema della disoccupazione e tra l'altro questo comporta anche dei gravi oneri per la società. Invece secondo me e secondo noi di MDD bisognerebbe trovare una soluzione per far riavviare e ripartire l'economia. Così diciamo, noi disoccupati ci siamo ritrovati nel 2016 a Milano, appunto è nato il Movimento dei diritti dei disoccupati, ricordate questo nome, MDD, con l'intento appunto di fare noi disoccupati qualcosa per sensibilizzare soprattutto le istituzioni, facendo presente che comunque il disoccupato esiste. Però non lavora, non produce, non ha neanche tutela sindacale, insomma è considerato un fantasma. Noi del Movimento per i diritti dei disoccupati ci riuniamo periodicamente presso la Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria e abbiamo anche la nostra pagina Facebook che vanta un numero crescente di followers anche in altre città, anche in tutta Italia. E durante le nostre riunioni noi elaboriamo delle proposte, delle strategie tese soprattutto a catalizzare l'attenzione delle istituzioni e delle forze governative.
abbiamo un nostro programma articolato in vari punti che abbiamo già sottoposto alle varie istituzioni che abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Camera dei Deputati anche a Roma, dove appunto abbiamo anche avuto un incontro con l'onorevole Damiano, e recentemente abbiamo avuto anche un incontro importante con l'amministrazione e l'assessorato del Comune di Milano. Diciamo, adesso vorrei riassumere in breve i vari punti del nostro programma MDD, di cui potrete trovare i dettagli lì dove c'è il tavolino. C'è un tavolino dove ci sono tutti i nostri vari così punti del programma, che potrete trovare anche disponibili online sulla nostra pagina Facebook. Tutti i riferimenti sono indicati appunto nelle copie cartacee. Allora, politiche sociali, questo diciamo è un punto. Oltre a un sostegno economico, noi MDD crediamo che sia importante individuare anche, diciamo, delle necessità pubbliche per lavori pubblichi, per impiegare i disoccupati ad esempio in lavori socialmente utili e anche nella pubblica amministrazione, no? Visto che ci sono tanti disoccupati, perché non reinserirli nella pubblica amministrazione o nei lavori socialmente utili. Inoltre pensiamo anche dei bandi specifici aperti ai disoccupati, quindi bandi specifici aperti ai disoccupati per inserimento in progetti di riqualificazione urbana tipo aree dismesse, con aperture di attività connesse: commercio, ristorazione, cultura. Si possono riutilizzare questi spazi, noi disoccupati vogliamo lavorare, quindi potremmo benissimo essere presi in considerazione per ricoprire questi ruoli. Ecco, adesso devo parlare io. Allora due paroline. Allora, volevo dire, noi abbiamo un altro punto, è la formazione e la riqualificazione dei disoccupati. Allora, attualmente i corsi di formazione per disoccupati sono per tutti, indistintamente. Hanno oggetto materie e competenze elementari magari già acquisite, corsi di magazziniere, corsi base di inglese, che a volte servono e non servono, perché insomma, ecco. E comportano ingenti costi per l'amministrazione pubblica che paga gli enti formativi. Però questi corsi non sempre garantiscono risultati efficaci di assunzione definitive, semmai contratti di breve durata, stage, voucher, eccetera, tutte cose che noi sappiamo. Noi invece di MDD pensiamo che ogni attività formativa deve invece approdare alla stipula di un serio contratto di lavoro. Ok, questo è importante. La proposta MDD è di mettere preventivamente in contatto i disoccupati, esempio nostra delegazione MDD, con le istituzioni, esempio assessorato, commissione lavoro, poi sindacati, associazioni di categoria, artigianato, commercio, piccola industria, gli stessi enti di formazione, tramite un tavolo comune permanente per l'occupazione. Questo è un punto fondamentale del programma MDD, un tavolo comune permanente per l'occupazione. Questo tavolo monitorerà il mercato del lavoro, sarà incontro fra domanda e offerta, individua profili professionali mancanti di cui le imprese hanno necessità, seleziona un numero adeguato di disoccupati che poi verranno riqualificati nelle aziende che stipulano con gli enti pubblici un accordo di reinserimento. Ok? Quindi tutti questi elementi insieme sul tavolo pubblico, domanda, offerta, disoccupati, aziende, enti formativi, pubblica amministrazione. Un altro punto, abbiamo il trasporto urbano a favore di disoccupati. Il Comune di Milano da qualche anno emette un bando per il rilascio di tessere gratuite per i disoccupati, ma in numero alquanto limitato e con criteri ISEE che limitano fortemente il numero di disoccupati che accedono al bando. La proposta MDD invece prevede una tessera illimitata con vincolo di numero di viaggi, non so, giornalieri, settimanali, mensili,
e vincolo orario di punta, con un basso costo a carico del disoccupato. L'esempio, l'estensione ai disoccupati della tessera mensile destinata agli over 65, che attualmente dovrebbe essere 16 euro. Okay. Un altro punto, reddito di cittadinanza, che molte regioni già sono prese in considerazione. Ovviamente questo è un problema di competenza nazionale. Il reddito di cittadinanza deve essere il più inclusivo possibile ed avere come parametro base la transitorietà. Quindi transitorietà, noi non vogliamo fare, tra parentesi, mantenuti a vita, vogliamo lavorare, prevedendo percorsi di reinserimenti al lavoro attraverso forme di riqualificazione che abbiamo indicato in precedenza. Concludo con questo, con questi punti che riguardano flessibilità e previdenza. Quindi, non potendo valutare opzioni di flessibilità, perché questo diventerebbe un discorso più complesso, e non avendo la possibilità di raggiungere i nuovi requisiti previdenziali, proprio anche per un motivo di età, noi inoltriamo per sommi capi le seguenti richieste, che appunto inoltriamo sempre alle istituzioni. Allora, includere i disoccupati di lungo periodo in età avanzata nell'ottava salvaguardia. Poi, estendere l'opzione donna ai disoccupati. Poi, nessuna penale a seguito di un'uscita anticipata. Questo poi è un punto importante per noi. Prevedere, come per l'uscita soft dal lavoro per chi è vicino all'età pensionabile ed è ancora occupato, il reinserimento del disoccupato al lavoro con un part time, con sgravi fiscali che rendano conveniente l'operazione al datore di lavoro. Quindi flessibilità, chi è vicino all'età pensionabile in modo flessibile se ne esce, il suo part time che sia 4 o 6 ore, invece il disoccupato o anche il giovane si inserisce o si reinserisce nel mondo del lavoro in modo ugualmente flessibile, part time 4 ore, 6 ore, quello che è. Così lavoriamo tutti e siamo tutti contenti. Possibilità poi di pagare i contributi volontari necessari ai requisiti pensionistici con un forte sconto. Ad esempio abbiamo pensato ogni 2 anni di riconoscere un contributo figurativo di 1 anno. 2 ultimi punti e poi chiudo, dopo passiamo alla canzoncina. Allora, riconoscere i contributi figurativi anche in quelle forme di lavoro dove non sono previsti, tipo lo stage. E poi indichiamo, per noi importante, la riconsiderazione dell'ISE individuale, non familiare. Allora, ringraziamo adesso il collettivo Lavoratori Precoci, Lavoro Giovani, che ci ha dato l'opportunità di essere qua e di poter fare questo intervento. Per chi si è prodigato per l'organizzazione di questo evento, i relatori che ci hanno ascoltato, che hanno parlato e che speriamo prenderanno in considerazione le nostre proposte, e poi vi daremo il nostro programma, ve lo facciamo vedere, ve lo diamo dopo. Allora, adesso concludiamo, perché noi MDD, Movimento dei Diritti Disoccupati, siccome siamo stanchi di aver lavorato per tanti anni, ok? Di aver prodotto del reddito utile a questa nostra Italia, a questa nazione, che abbiamo quindi contribuito allo sviluppo di questo paese, adesso desideriamo fare sentire la nostra voce nel vero senso della parola. Quindi vi invitiamo tutti quanti a unirvi a noi nell'ascolto di questa simpatica provocazione musicale che vi abbiamo preparato. Cerco il lavoro. Magari diventerà l'inno dei disoccupati. Grazie a tutti, va bene, MDD.